Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Stamattina direi che ci siamo svegliati bene, perché stanotte durante la sessione asiatica in particolare c'è stato un bel pump di Bitcoin che ha tracciato una bella candelona verde, conquistandosi una volta per tutte il nostro cluster di 10.800 dollari e quindi impostando un bel bias bullish su molti time frames. Oggi quindi non possiamo che fare un'analisi di questo movimento, anche perché è un movimento che ha sentito partecipazione anche oggi. I volumi non sono crollati subito dopo lo spike, subito dopo il candelone, quindi si tratta di un movimento comunque sentito e partecipato e vale assolutamente la pena innanzitutto inquadrarlo per l'appunto su diversi time frames. Quindi facciamo un'analisi multi time frame oggi, cerchiamo di partire dall'alto per avvicinarci un po' sempre di più. E infine ovviamente andiamo a inquadrare i livelli di prezzo più importanti, andiamo a inquadrare i trend in corso e l'operatività da seguire su ogni time frame, quindi a seconda di come uno preferisca operare, di che orizzonte temporale uno abbia, impostiamo delle operatività. Più di così non so cosa dirvi. Quindi se apprezzate il mio lavoro e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like a questo video per dimostrarmelo e per incentivarmi a continuare a produrre video di qualità. Tra parentesi, se lo vedete a bassa risoluzione perché YouTube ci mette un po' a renderizzare il 4K, quindi abbiate un po' di pazienza magari e guardatevelo tra una mezz'oretta. Iscrivetevi nel frattempo al mio canale e ai miei social, trovate tutti i link in descrizione, cliccate la campanellina anche qua su YouTube per ricevere sempre le notifiche appena esce un mio nuovo video, che sapete che ce n'è di roba che bolle in pentola. Detto questo, basta chiacchiere e andiamo a vedere Bitcoin come è impostato e come operare. Prima di iniziare con la nostra analisi di Bitcoin, vi volevo far vedere la novità che ho intenzione di introdurre nei nostri canali. Questa novità l'ho chiamata flowcharts perché in effetti questo sono dei diagrammi di flusso che ho intenzione di pubblicare, se vedo che li apprezzate, con periodicità e ovviamente di migliorarli da questo che è ancora una grandissima bozza, diciamo, e mostrano un po' una panoramica della mia visione sul mercato. Quindi in questo caso ho preso la coppia Bitcoin e vedete ho cercato di descrivere tutte le possibili evoluzioni, che ovviamente le predizioni non hanno senso, quindi è sempre intelligente considerare tutti i possibili scenari a seconda delle condizioni. Ovviamente certe condizioni fanno discernere poi un particolare scenario e ogni scenario ha una sua operatività. E questa è la mia visione. Quindi se lo apprezzate, l'ho pubblicato sia sul mio canale Telegram che sulla mia pagina Facebook, trovate entrambi i link in descrizione, quindi mi farebbe piacere un vostro feedback, quindi se vi piace, se non vi piace, se lo trovate inutile, se lo migliorereste in qualche modo, quindi scrivetemi un commento che mi fa estremamente piacere, anche qui sotto al video nei commenti, ok? Quindi grazie per il vostro tempo e adesso basta, passiamo alla nostra analisi del mercato di Bitcoin. Allora, volutamente sono partito dall'alto perché oggi volevo, già che ci sono durante l'analisi, per introdurre anche magari qualche concetto interessante che ne abbiamo già parlato, però insomma sono sempre cose che vale la pena ripetere, mostrarvi un po' alcuni miei spunti operativi, quindi come faccio le analisi, cosa osservo, da dove parto e cosa affianco, in particolare appunto cosa affianco, perché solitamente in base all'analisi che voglio fare affianco due time frames, perché uno dei due, quello più lontano, diciamo, quello che chiamo high time frame, mi dà un'idea sull'impostazione generale del mercato, quindi sul sentiment da adottare, quello che chiamo bias, quindi una sorta di predisposizione in una direzione o nell'altra. E andando invece su un time frame più breve, quindi più da vicino, il low time frame come lo chiamo, prendo invece spunto dalla price action per impostare l'operatività effettiva. Quindi sull'high time frame io scelgo i supporti e le resistenze, li evidenzio e me li segno e anche mi predispongo in un certo modo, quindi imposto il mio bias che può essere bullish o bearish ovviamente. E in base a cosa? In base semplicemente alla price action su quel time frame, quindi esempio, se rompiamo una resistenza importante su un time frame più alto, sul time frame più basso sarò predisposto a operare long, proprio perché dall'alto abbiamo visto la rottura di una forte resistenza, quindi il senso è un po' quello.
Quindi io oggi vi propongo due accoppiate, chiamiamole così. La prima è per fare un'analisi su time frame settimanale partendo dal mensile, quindi weekly e monthly, mentre la seconda è improntata a un'analisi intraday, ok? Quindi accoppiando 4 ore e giornaliero. A questa, se vogliamo, se riusciamo, adesso vediamo quanto dura questo video per non farlo lunghissimo, ci mettiamo dentro anche un'analisi del daily, accoppiando daily e weekly. Quindi cerchiamo di prendere a due i time frames per ottenere sempre più informazioni e integrarle tra loro. Partiamo dall'alto, quindi questo è il time frame mensile. Sul time frame mensile vado a impostare i principali supporti e le principali resistenze per poi giudicare l'operatività su time frame settimanale. Quindi un'operatività molto larga. Quindi qua cosa possiamo vedere? L'avevamo già commentato un po' di tempo fa, quindi non sto a spenderci troppe parole. In ogni caso abbiamo il movimento parabolico, vedete, fatto soltanto di candele verdi, i sintomi di sell-off, il ritracciamento e quest'area di supporto, che è un'area di supporto storica, l'avevamo già dipinta prima della nascita di questa candela e l'avevamo basata sulle chiusure, vedete, di queste candele qui e su questo cluster di prezzo formato durante il mese di febbraio 2018, che il prezzo si è compresso in questa piccola area, molto significativo. Quindi questa grossa area, che è anche nell'intorno del 38,2 di Fibonacci, quindi confluenza, diventa l'area di supporto mensile principale e imposta un po' il bias su quel time frame, sul time frame settimanale, scusate. Quindi fin tanto che rimanevamo qua sopra, il bias rimaneva bullish, fin tanto che invece dovevamo chiudere candele qua sotto, il bias scendeva e quindi rimaneva correttivo, quindi non bearish ovviamente, cioè oddio, bearish nell'immediato, quindi nelle candele considerate dentro al mese che stiamo guardando, però ovviamente non significa mercato in discesa, perché comunque abbiamo un mercato che traccia sempre minimi e massimi più alti, quindi c'è sempre anche da fare questa distinzione, nel senso, qua se avessimo avuto, immaginate, una candela rossa che scendeva qua sotto, avevamo un bias bearish però nell'immediato, quindi se andavamo a considerare poi il grafico settimanale andavamo a ipotizzare magari più posizioni short che long, però ovviamente tenendo conto che ci muovevamo in controtrend perché il trend è ancora rialzista, quindi spero che sia chiaro questo punto. E ovviamente se poi ci si muove a favore del trend e quindi se il bias concorda con il trend diventa ancora più significativo, però per l'operatività nell'immediato, quindi senza avere un orizzonte troppo largo, quindi rimanendo sul time frame in esame, ha senso fare un'operatività limitata anche al discorso che abbiamo fatto prima, quindi bias sulla candela high time frame e poi sul low time frame l'operatività. Oltre al bias è interessante individuare appunto supporti e resistenze. Avevamo individuato quest'area di supporto, ovviamente la prima resistenza alla chiusura dei massimi e delle due candele del massimo storico, che pensate, in un solo movimento, in un solo impulso siamo arrivati a toccare la chiusura dei massimi storici, una roba pazzesca, quindi non c'è molto da questionare ancora sul trend in corso, ed è la prima resistenza ovviamente, e rompere questo livello qui, ecco, vi lascio immaginare che cosa possa significare. Il supporto lo abbiamo visto, queste due linee verdi in realtà ignoratele perché come vedete sono supporti sul settimanale, e abbiamo un livello, vedete qua, di supporto che l'avevo utilizzato per posizionare lo stop loss e si basa sulle chiusure storiche mensili, basta, molto semplice, ci limitiamo a questo. Scendendo sul settimanale vedete il grafico acquisisce una risoluzione maggiore e più informazioni. Nel caso specifico abbiamo due supporti in più. Il primo, vedete questa chiusura nel breve, ovviamente, perché non ha senso poi guardare troppo indietro, quello lo abbiamo già fatto nel mensile. Nel breve abbiamo una nuova chiusura e abbiamo, vedete, questo livello qua che è un vecchio spike ed è anche vicino a questi due spikes, quindi è arrotondato per eccesso, diciamo così, e funge da ulteriore supporto. Questi due supporti, ad esempio, potrebbero essere ottimi entries per la ricerca di un ritracciamento su time frame settimanale e lo stop loss sarebbe ottimo, vedete, qua sotto a questi minimi, quindi un'operatività molto molto larga si configura bene in questo modo, ok? Quindi entry 1, entry 2, ovviamente frazionati in base alla propria operatività,
al proprio, insomma, la predisposizione al rischio, la volontà di distribuire il capitale, eccetera, eccetera. Primo target, tranquillamente questo, il vecchio massimo, e stop loss sotto i minimi locali. Va bene? Questa è una prima operatività larghissima, molto molto tranquilla. Scendiamo, andiamo al daily. Il daily ve lo mostro su BitMEX, visto che abbiamo già salvato tutto quanto, e ovviamente partiamo dal settimanale. Perché? Perché abbiamo detto che ci piace partire dall'alto per tracciare i livelli di supporto e di resistenza, per impostare un bias e poi andare scendere al time frame precedente. Quindi questa la togliamo, tiriamo via un po' di cose che non ci interessano più, per non fare troppa confusione, ok? Scusate la perdita di tempo. Allora, sul time frame settimanale vediamo immediatamente quest'area, che è il nostro famigerato cluster di supporto di cui abbiamo già straparlato, 10.008 e dintorni. Questa area è il livello più importante di questa fase di ritracciamento, di correzione, ok? Perché? Perché fa da attrattore di prezzo. Vedete che il prezzo ci oscilla intorno, è attratto da questo livello, è il centro di massa, e inoltre è un forte supporto più pluritestato e resistenza pluritestata. Vedete, è stato testato ambo i lati, qua ci abbiamo addirittura compresso dentro per una settimana, quindi ha tutte le carte in regola, insomma, non ci spendiamo troppe parole. Questo lo tolgo perché lo deriviamo insieme tra poco. E dunque, qua purtroppo li ho già scritti, però li deriviamo insieme anche loro. In realtà questi livelli si basano su un time frame intraday, quindi per adesso lasciamoli perdere. Limitiamoci alla visione di questo supporto, ok? E cos'altro possiamo vedere sul time frame settimanale? Un livello di resistenza che è, vedete, la chiusura di queste due candele. Adesso questa è l'ultima candela, quindi non la consideriamo ancora, ne parliamo alla fine e basiamo l'operatività su di essa. Questo livello di resistenza, questo livello di supporto e quest'altro livello di supporto. Allora, questo livello di supporto in realtà vedete che confluisce bene con il nostro 9650, il nostro primo entry che è scattato e si basava sul massimo storico, vedete qua, che sono i livelli con i quali abbiamo scandito un po' il mercato in questo periodo, i vecchi high della fase di recessione del 2018. Sono sempre validi, sono dei livelli molto forti. Questo potrebbe valer la pena aggiornarlo adesso, quindi anziché considerare 9650 potrebbe valer la pena appunto aggiornarlo utilizzando il neoformato 9530. Poca differenza, ovviamente cancelliamo il vecchio high perché non vale più e aggiorniamo il supporto, è una cosa che vale la pena fare, insomma. Qua invece abbiamo il vecchio high sempre valido, vedete che si configura qua e basta. Poi avevamo questi due livelli di supporto a scendere che però non consideriamo più. Quindi un'operatività sul daily prevede il fatto che abbiamo rotto questo supporto, abbiamo rotto questa ex resistenza trasformandola in supporto, il cluster, abbiamo addirittura rotto anche questa resistenza e quindi direi che il bias è clamorosamente bullish. Ora possiamo scendere al time frame giornaliero e fare qualche considerazione in più. Allora, qua si può impostare un'operatività molto molto interessante. Perché? Perché innanzitutto possiamo andare a osservare altri supporti che si sono formati durante i submovimenti, diciamo, non visibili nel settimanale, come possono essere questo livello, che io solitamente dopo i breakout per l'operatività sul retest, il primo livello che guardo è il massimo raggiunto prima del breakout, comprese le shadows, quindi in questo caso abbiamo gli 11.150. Un altro livello di supporto, che era una resistenza, è proprio questo livello qui, quello che abbiamo visto poco fa sul time frame settimanale. Vale sempre il time frame settimanale. Tra l'altro vi faccio vedere un'altra confluenza interessante che si crea proprio lì. Abbiamo innanzitutto con Fibonacci, che è il 23.6 di Fibonacci, quindi abbiamo riconquistato un livello. E inoltre, se andiamo a mettere il volume profile a intervallo fisso relativo al movimento correttivo, guardate cosa ne esce fuori, con un po' più di barre per avere una risoluzione maggiore, esce fuori che questo è il point of control. Ed è proprio da questi due livelli che ho derivato quest'area, quindi io ve l'ho già spoilerata all'inizio, ma ora sapete da cosa deriva, dal high storico, dal point of control che
pazzesco, si sovrappone alla perfezione col 23,6 di Fibonacci, quindi questa è un'area assolutamente significativa. Quindi una posizione sul daily si presta molto molto bene con point of control e vecchio top, insomma quest'area di supporto come primo entry, e il top locale, quindi l'area che abbiamo detto, scusate, il livello di prezzo, come ho detto prima, corrispondente al massimo pre-breakout, come seconda parte dell'entry. Stop loss, ecco qua vi voglio. Allora, lo stop loss si può definire in tanti modi. Ovviamente il primo che viene in mente, dato che comunque la posizione si basa, se vi ricordate, sul weekly, dal breakout, dal cluster di supporto, è proprio utilizzare quest'ultimo come, come si può dire, condizione di uscita e di invalidazione dello scenario, perché se perdiamo il cluster di supporto lo scenario non è più valido, lo scenario bullish. Quindi lo stop loss lo metterò qua sotto. Dove? Qua vi voglio, qua c'è l'imbarazzo della scelta, perché non esiste una risposta giusta e una sbagliata, dipende tutto da come ci si vuole esporre. Vi dico come mi esporrei io. Io lo metterei qua sotto, quindi intorno ai 10.200 e qualcosa. Per quale motivo? Allora, per rimanere sotto un po' di candele prima del breakout, lasciando un po' di respiro alla posizione, e mettermi sotto, vedete, a questo cluster di volumi, che è comunque funge ancora un po' da attrattore, quindi se magari gravitiamo in questa zona è facile anche finire qui. Poi è un livello di prezzo che sarà interessante vedere se sarà difeso o no, immagino di sì, se comunque l'accumulazione è avvenuta, però è sicuramente un prezzo su cui basare l'operatività, quindi questo è. Se volessimo scendere ancora al time frame di 4 ore, in realtà non aggiunge tantissimo a quello che abbiamo già visto qua, perché abbiamo già creato un'ottima posizione molto completa. Guardate, se scendiamo sulle 4 ore, che novità abbiamo? In realtà nessuna, forse abbiamo qualche resistenza intraday in più, ma in realtà con un bias bullish le resistenze intraday valgono molto poco, quindi sulle 4 ore in particolare è facile che vengano bucate senza neanche vedere movimenti. Se si dovesse scendere di più sull'1 ora, 30 minuti, allora magari potremmo vedere qualche pattern anche in quei dintorni lì, però io non opero quasi mai su quei time frames lì, quindi eviterei quasi di citarli. Cos'altro si può dire? Beh, si può dire che si può impostare un'operatività più stretta volendo, utilizzando questo livello come posizionamento dello stop loss, anche se questo espone a un maggior rischio. Quindi in realtà io non modificherei la posizione neanche con un'ottica intraday. E quindi non so, non vedo altro da aggiungere. Magari, ecco, si può ipotizzare una posizione ancora più esposta per chi vuole proprio aprire più posizioni, magari anche rischiando uno stop loss in più, ma preferisce aprire una posizione in più che perdersela. Quindi aprire una prima posizione basata su questo supporto con magari stop loss qua sotto, c'è ovviamente da vedere come evolve il mercato nell'approccio, nell'eventuale ritracciamento verso di lui, e poi mettere lo stop loss sotto con cognizione. Oppure, e poi eventualmente, appunto, se scatta lo stop loss, si apre un'altra posizione basata sul supporto numero 2, cosa che a me non gusta sinceramente come operatività, però so che c'è chi opera così, non è che c'è un giusto o uno sbagliato. E poi se dovesse cedere anche questo, si passa al supporto sottostante, quindi magari il cluster stesso, fino all'invalidazione. Ovviamente se perdiamo il cluster non ha più senso operare long. Non lo so, io sinceramente mi fermerei a un'operatività daily inquadrata in questa maniera, con sempre i primi targets, questi vecchi high, che sono degli ottimi target, 12.500, 13.000 e infine il top di 14.000. In verità, per come la vedo io, è una posizione che preferirei tenere aperta, visto che comunque anche i time frame più ampi sono molto bullish, quindi io eviterei di chiudere prematuramente la posizione, magari esponendomi a un maggior rischio di fare meno take profit, ovviamente a nessun rischio, ma comunque cercare, ecco, di godersi l'uptrend che è evidente su tutti i time frames. Direi che questo è quanto. Se avete commenti, aggiunte, domande, quant'altro, fatemele nei commenti qua sotto, ditemi la vostra e basta, direi. Ci vediamo poi sui social con i nostri flowcharts. Mi raccomando, non perdetevi neanche loro. Buona serata.